Nella seduta del 16 giugno il Consiglio regionale ha approvato due leggi, quella sulla medicina non convenzionale e la seconda sul recupero per fini economici, sociali e ambientali di prodotti farmaceutici e alimentari invenduti. Nel pomeriggio l'Assemblea ha svolto una seduta straordinaria sui servizi residenziali psichiatrici richiesta dalle minoranze. In chiusura ha approvato un documento che impegna la Giunta a sentire il parere della Commissione Sanità nell'attuazione della delibera di riordino del settore. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione, quale agenda europea, organizzato dalla Federazione Regionale dell'AICRE con il Consiglio Regionale. Presentato a Palazzo Lascaris il libro Non prendermi per il chilometro. La pubblicazione ricostruisce la truffa della manipolazione dei contachilometri nel mercato delle auto usate. Porta la firma di Michele Ruggero, giornalista RAI, e di Mario Renosio il libro Pronto, qui prima linea, sugli anni di piombo, presentato a Palazzo Lascaris. L'evento è stato promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione. Il Torino Pride, il cui claim 2015 è Orgoglio e Pregiudizi, si svolge il 27 giugno. Il programma della manifestazione, organizzata dal coordinamento Torino Pride LGBT, in occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBT, è stato presentato a Palazzo Lascaris. La clinica della memoria di Collegno potrebbe essere completata e aprire i battenti entro il 2016. È stato annunciato in apertura del convegno La malattia di Alzheimer e la clinica della memoria di Collegno, ospitato a Palazzo Lascaris. Si è concluso con la visita all'Europarlamento il viaggio premio dei 32 studenti piemontesi per la 31esima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei. Un itinerario alla scoperta delle principali istituzioni presenti a Bruxelles, organizzato dalla Consulta regionale europea.